Edizione di marzo della Fiera dell'Antiquariato, siamo andati tra i banchi degli espositori per chiedere appunto cosa ne pensano del comitato scientifico e anche della composizione del comitato scientifico. Alla fine ne è emerso anche un viaggio davvero interessante e soprattutto anche un commento positivo da parte degli espositori, che si sono detti favorevoli a questo comitato scientifico, che sperano possa ovviamente rilanciare la Fiera dell'Antiquariato a livello nazionale. Innanzitutto, come sta andando questa edizione della Fiera Antiquaria? È tornato un po' di freddo e insomma la gente è invogliata? Siamo sotto zero. Di temperatura o di visite? Anche di visite, di temperatura e di visite. Senta, ma secondo lei queste novità riguardo alla Fiera Antiquaria, al comitato scientifico, questa nuova impostazione può aiutare a rilanciare la fiera? Penso che possa aiutare, però bisognerebbe darsi una mossa, cioè andare a girare in questi due giorni, presentarsi, perché la gente, anche se l'ha visto nel giornale tipo Sugar o Sugar, Nangiolini, è bene anche parlarci, perché il parlare crea unione e reclame, perché poi i viaggi li fate a livello locale o regionale, però se va anche a livello nazionale è tutto riguadagnato. Senta, lei è un espositore della Fiera Antiquaria da quanto tempo? 13 anni. Senta, secondo lei questa introduzione del comitato scientifico, questo cambiamento può aiutare a rilanciare la Fiera Antiquaria? Questo non te lo so dire, che c'è un po' di crisi francamente, però questo bene o male ancora tira come fiere, sono delle fiere che non... Un po' è anche dove avevano messo gli hobbisti, perché qui praticamente siamo tutti in regola, no? Allora fanno quei mercati che c'erano in regola e hobbisti, ora gli hobbisti gli sta cambiando la situazione e molti mercati secondo me verranno eliminati. È da molti anni voi che venite alla fiera? Noi 30 anni facciamo, particolare mio marito è titolare, io sono la moglie, vabbè. Una domanda che abbiamo fatto anche a altri espositori che da tanti anni vengono in fiera: secondo voi questo comitato scientifico aiuterà questa nuova forma della Fiera Antiquaria a rilanciare l'appuntamento di Arezzo? Per noi si confida, perché per noi è sempre un punto di riferimento questa mostra, bisogna che la lasciano, non la lasciano morire, insomma, perché è la prima che è nata e quindi noi ci contiamo, perché per ora è quella che insomma ci fa vivere, diciamo, quindi... Non tanto come sta andando questa edizione della fiera, ma soprattutto se questa opportunità del comitato scientifico, questa modifica insomma che è avvenuta alla fiera, potrebbe essere un buon rilancio, giusto mezzo per rilanciare la fiera. Ah, per noi il rilancio va bene in tutti i modi, l'importante è che ci portano la gente. Soprattutto di rompere i confini della provincia, far risuonare anche a livello nazionale maggiormente, no? Il fatto che Arezzo è la città della Fiera dell'Antiquariato. Sì, pubblicità sui treni, sulle stazioni, per radio, per, come volete, volantini, cioè su zone turistiche. L'importante è portare la gente, perché sennò qui è morta.